Garçon, garçon, le tagliatelle è pronto o non è pronto? Allora, innanzitutto garçon è dissima tua sorella, hai capito? Applausi alla prima del film di Henry Secchiaroli. Gli Sbancati 1944 ha debuttato al Politeama di Fano, dove rimarrà in programmazione fino al 1 gennaio. In una sala gremita, tra autorità, stampa, appassionati e cast al completo, sabato scorso è stata proiettata l'ultima fatica cinematografica del regista fanese, giunta al terzo capitolo. Infatti, dopo 4 anni dall'ultimo episodio, la banda di ladre è tornata con un esilarante ritorno al passato. Fermi tutti! Piero, se questa è un'altra scherza, giure che quanto tornando sopra te fag le meste fag. Risate assicurate dunque per l'opera prodotta da Ego Film, che è un vero e proprio mix tra comicità e cultura in grado di educare e di commuovere. Sì, effettivamente è stata una bella sorpresa anche trovarsi la gente che si è divertita e che si è emozionata anche, perché era diviso in 2 parti il film. Quindi sì, sono molto molto contento perché ha funzionato questa formula, andremo avanti con questa formula e guarda, venite a vederlo perché vale la pena. Dall'ironia degli attori agli avvenimenti storici realmente accaduti in questo viaggio nel tempo, i protagonisti incontrano personaggi dell'epoca come il conte Carlo Borgogelli Ottaviani e il vescovo Vincenzo Del Signore. Soldati tedeschi, rifugiati fanesi messi in scena da comparse locali e non solo, e ovviamente loro, il cast degli Sbancati. Sul grande schermo anche il compianto Filippo Tranquilli, che aveva interpretato il Cavalier Prosperi e che torna a far sentire la sua voce con il suo indimenticabile Quasi stupid. Polessa. Dopo aver registrato anche ieri il tutto esaurito al Malatesta, il film è in programmazione per domani alle 16.15 e alle ore 22.40 al Cinema Politeama. Poi, fino a mercoledì prossimo, con l'eccezione dell'ultimo dell'anno, verrà proiettato tutti i giorni e ad orari diversi. I biglietti sono ancora disponibili e acquistabili al cinema stesso oppure online tramite il sito liveticket.it. Il film resterà in sala fino alla fine dell'anno, quindi accorrete numerosi, fate sì che questo film lo vedano tutti, perché è anche una scuola di sulla storia della nostra città, quindi si impara anche qualcosa, oltre che si ride e ci si diverte. Quindi è un augurio a tutti di Buon Natale e a presto. Piero, Mottavio, qua fa la testa! Miracolo, miracolo!